domenica scorsa. Vai, Gerardo. Audio Gerardo. Ok, ci sono? Sì. Grazie, buongiorno, buona domenica, un saluto a tutti quanti voi. Beh, io non posso che portarvi la testimonianza da Minturno, dove abbiamo stravinto con il 65% al primo turno contro un candidato di Fratelli d'Italia, un candidato della Lega, e forse speriamo, ci auguriamo di essere stati, come dire, anticipatori di una situazione che nazionale che va verso questa direzione in cui liste civiche che di fatto si riferiscono e hanno come riferimento politico l'area liberal-democratica prendono il 50%, il PD accanto a noi tenuto dentro la coalizione e quindi non lasciato fuori in un'esperienza minoritaria prende il 15% e insieme mettiamo all'angolo quella che è una destra sovranista, populista, e che insomma si è proposta senza grandi progetti per il paese. Io credo che ci sia bisogno di competenze, concretezza e soprattutto anche di persone autentiche. La gente dopo il Covid, la popolazione, almeno qui a Minturno, ma credo un po' in tutta Italia, è stanca dei giochi di ruolo, è stanca dei parolai, vuole concretezza, vuole competenze, vuole anche, come dire, speranza per il futuro. Bisogna essere, come ci insegna il nostro leader, visionari per guardare, immaginare il futuro, ma bisogna anche farsi presente, perché il futuro va costruito lavorando concretamente ogni giorno con progetti concreti che guardino alle esigenze di domani, ma in qualche modo le interpretano con il lavoro di oggi. Ovviamente è fondamentale la strutturazione del partito a più livelli, ma credo che questo avverrà molto rapidamente nei prossimi mesi, anche perché l'evoluzione della politica nazionale ormai credo abbia preso una strada, come testimonia anche il risultato di Roma, una strada che è tracciata. Noi, ad esempio, non abbiamo avuto nel nostro territorio, eppure siamo uno dei quattro comuni sopra i 15.000 abitanti che è andato al voto in provincia di Latina, siamo l'unico in cui il presidente della Regione Lazio Zingaretti non è venuto a far visita, né sono venuti gli assessori regionali, ma il nostro compito è quello di fargli cambiare idea e di fargli capire che siamo noi la gamba su cui poggiare un concreto governo del territorio e non invece i 5 Stelle che, almeno a Minturno, sono completamente spariti anche in fase preelettorale. In provincia di Latina, Ettore, c'è un grande spazio che si apre. Il PD è un po' andato male in tutti i comuni, quelli grandi al voto, ha perso tre comuni su quattro di quelli che governava e che andavano a voto in questa tornata elettorale. Questo ci invita e ci spinge a fare un grande lavoro sul territorio, di cui ovviamente siamo pronti a portare, a caricarcelo sulle spalle e, come dire, continuare a costruire, lavorando per una grande partecipazione dal territorio alla Leopolda e soprattutto per organizzare e darvi una mano nell'organizzazione della scuola di formazione a Ventotene, che ovviamente è un'isola europea, ma è sempre in provincia di Latina e ha come riferimento sulla terraferma le nostre comunità. Grazie, buona domenica e buon lavoro. Noi ci siamo con grande forza e grande orgoglio.